Suonarono le campane il 22 aprile 2020 a Caldari di Ortona quando si uscì dalla zona rossa. Proprio a Caldari il primo morto in Abruzzo per Covid. Furono 10 le vittime. A distanza di un anno si vuole ricordare quel periodo tristissimo, ma anche accendere una luce di speranza sul futuro. La Proloco, insieme a Distillerie d'Auria, ha organizzato un evento moderato da Carmine Perantuono, direttore di Rete 8, con importanti presenze, tra le quali il prefetto di Chieti Armando Forgione, il presidente della regione Marco Marsilio ed in collegamento il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brustaferro e Filippo Anelli, presidente della Federazione dell'Ordine dei Medici. Il vice sindaco Vincenzo Polidoro ha portato i saluti dell'amministrazione comunale. Floriana Gegnola, che è presidente della Proloco di Caldari. Questo è un altro evento perché non si può dimenticare ciò che è accaduto un anno fa. Ad un anno dalle restrizioni e dall'istituzione della zona rossa, oggi siamo per celebrare la fine di questo brutto periodo. E rimane in noi comunque il ricordo di quel periodo pieno di tristezza, angoscia e dolore. Nicola D'Auria, che è qui come persona di Caldari, come imprenditore di Distilleria D'Auria, che ha sostenuto questa giornata per ricordare, che si è messo subito a disposizione un anno fa. Sì, esattamente un anno fa, quando suonarono le campane a festa per comunicare, diciamo, ai cittadini e a tutto il territorio che finalmente la zona rossa era finita, e abbiamo pensato di dedicare un sanificante, un disinfettante col nome proprio della nostra contrada, del nostro piccolo paese. E oltre a questo, con la mia famiglia abbiamo deciso, siamo sempre stati aperti, diciamo, al territorio, e quindi abbiamo deciso di donare un contributo per da consegnare alla Proloco per organizzare un evento che possa sostenere e far ricordare questa contrada, non solo per questa brutta esperienza che abbiamo vissuto, ma soprattutto per far crescere e far ricordare il nostro territorio, che è un territorio dedicato alla vitivinicoltura, dedicato al mondo contadino. E quindi, ecco, questo è il nostro spirito e questo è un giorno di festa per noi. Presidente Marco Marsilio, a distanza di un anno, tante cose sono cambiate, ma oggi da Ortona si lancia un messaggio forte, importante. Molto importante, ho trovato una comunità molto forte e coesa, come l'ho trovata un anno fa, quando venni in piena, appunto, epoca di zona rossa. Non ho trovato gente piegata, ho trovato gente che aveva molto sofferto e anche duramente pagato questa pandemia, ma che aveva saputo reagire con grande fierezza, a testa alta, e soprattutto facendo squadra, facendo vincere quel senso di comunità che nelle nostre città, nei nostri paesi è ancora molto, fortunatamente molto forte, e aiuta a superare le avversità. Commozione, tanta. La voce del tenore Piero Mazzocchetti ha toccato il cuore e gratitudine per chi ha aiutato a gestire l'emergenza, come la Croce Rossa e la Protezione Civile.